La serie Wipeout ha accompagnato al lancio tutte le piattaforme PlayStation negli ultimi 16 anni e questa tradizione non si interromperà con la nuova portatile PlayStation Vita. Pure Vita, infatti, al lancio potrà contare sul proprio Wipeout, ovvero Wipeout 2048. Si tratterà di un prequel in grado di sfruttare, tra le altre cose, la funzionalità di gioco cross-platform tra PS3 e PS Vita. Scopriamo di che cosa si tratta in questa nostra intervista allo sviluppatore. Wipeout è stato un titolo di lancio per tutte le piattaforme PlayStation degli ultimi 16 anni, fin dalla prima PlayStation, quindi il nostro primo obiettivo con questo nuovo titolo, anche se può sembrare impossibile, era creare un gioco che portasse una ventata di novità nel franchise. Per prima cosa, Wipeout 2048 è ambientato soli 37 anni nel futuro, un vero e proprio prequel della serie, che narra gli albori delle competizioni Wipeout. Le gare si svolgono tra le strade di New York, ma il design ha richiesto una certa immaginazione per disegnare la grande mela del futuro. I circuiti sono più larghi e incentivano gli scontri armati tra le navicelle. Il secondo aspetto fondamentale che distingue questo Wipeout dal resto della serie è la connettività, e non c'è davvero modo migliore per dimostrarla del supporto cross-platform tra PlayStation 3 e PlayStation Vita, con corse testa a testa, come potete vedere alle mie spalle, nella stessa gara online. PlayStation Vita è una piattaforma così innovativa che ci ha permesso di sperimentare soluzioni davvero rivoluzionarie, come i controlli che sfruttano il touchpad posteriore per accelerare o la combinazione di giroscopio e accelerometro per sterzare in curva. È proprio il caso di dire che PlayStation Vita dona a Wipeout nuova vita. È un'esperienza di gioco assolutamente inedita, per noi è il massimo. Studio Liverpool è stato presente con Wipeout al lancio di ogni nuova generazione di console, ma da un paio d'anni il rapporto con il team di sviluppo giapponese di Sony è cambiato. Questa volta ci hanno dato pieno accesso all'hardware con molto anticipo e abbiamo contribuito col nostro feedback allo sviluppo di PlayStation Vita fin dai primi prototipi, che erano molto diversi dal prodotto finale. Il nostro apporto è stato decisivo per modellare PS Vita in quello che è oggi e questo rende il rapporto di lavoro con Sony davvero speciale. Con tutto questo tempo a disposizione abbiamo avuto l'opportunità di sperimentare e innovare, come la possibilità di creare un party tra giocatori PlayStation Vita online per poi aprirlo anche agli utenti PlayStation 3, oltre a spremere la potenza dell'hardware della console portatile. Ma credo che ci sia ancora molta strada da fare per trarre il massimo da PS Vita. Abbiamo lavorato moltissimo sulla grafica e all'inizio siamo rimasti sorpresi dalle potenzialità di questa console, che riesce a muovere 250.000 poligoni al secondo, una cifra paragonabile a quella che riesce a fare PlayStation 3 con Wipeout di Fury, e così anche per la gestione delle luci e degli shader, per non parlare dello schermo multitouch OLED col suo contrasto favoloso, i neri veramente intensi che rendono l'esperienza di gioco davvero reale. Non solo possiamo compararla a quella su PlayStation 3, ma un sacco di persone negli ultimi giorni hanno commentato dicendo che su PlayStation Vita Wipeout è decisamente migliore. Non potevano farci un complimento più grande. Per chi è abituato a lavorare con una console di prossima generazione, gli strumenti sono essenzialmente gli stessi. Programmare per PlayStation Vita non è molto più complesso e la console risponde molto velocemente ai nostri progressi. È stata un'ottima piattaforma di sviluppo. Wipeout 2048 introduce 10 nuovi tracciati e 20 nuove navicelle, una nuova campagna e una campagna multiplayer totalmente inedita. Il supporto cross-platform inoltre permette di giocare sulle mappe di Wipeout HD Fury e di entrare nella lobby con i giocatori su PlayStation 3. Il massimo di giocatori cross-platform è 8, senza alcun limite nella combinazione tra giocatori tradizionali e giocatori su piattaforma mobile, e la modalità sarà disponibile fin dal primo giorno. Un'altra grande novità è la modalità party, che permette fino ad 8 giocatori di stare nello stesso gruppo per usare la chat vocale, anche se in quel momento stanno giocando a titoli diversi, o invitare i propri amici, che magari stanno giocando ad Uncharted, nella propria partita di Wipeout. Ovviamente la modalità party supporta il cross-platform, estendendo ulteriormente la connettività social. Si tratta di una vera innovazione, anche se, come ho detto, non abbiamo sfruttato che in piccolissima parte le vere potenzialità di PlayStation Vita.